Papa Francesco sta avviando in questi mesi il sinodo dei vescovi della Chiesa Universale e il cammino sinodale della Chiesa italiana. Di cosa si tratta? Due profondi desideri di Papa Francesco si incontrano perlomeno nel prossimo triennio e in qualche modo si richiamano anche l'un l'altro. Il Sinodo dei Vescovi, che giunge all'ennesima puntata come strumento molto importante del discernimento comunitario di tutta la Chiesa universale, dal Concilio in poi, viene invitato da Papa Francesco a affrontare un tema centrale, che è quello proprio della sinodalità. Sinodalità che in qualche modo è un altro nome della Chiesa, il modo di essere, di lavorare, di vivere della Chiesa, cioè questo camminare insieme cercando di comprendere che cosa oggi lo Spirito Santo chiede alla Chiesa in questo tempo, o per tematiche peculiari, come è stato negli ultimi due appuntamenti, quello che ricordiamo doppio della famiglia. Papa Francesco, appena arrivato, promuove questo doppio sinodo molto importante, da cui è poi è scaturita l'Amoris Laetitia, e il sinodo dei giovani. Il sinodo dei giovani, molto partecipato, anche quello creativo nella sua preparazione per volontà di Papa Francesco, che poi dà alla luce quel documento meraviglioso che è la Christus Vivit. Il Papa chiede alla Chiesa universale e ai vescovi in maniera particolare di riunirsi ancora per mettere al centro della propria riflessione proprio lo stile sinodale della Chiesa, per affrontare i tempi che abbiamo davanti. Non solo il post-pandemia, che ovviamente ci ha colpito e per la quale siamo ancora impegnati, ma in qualche modo proprio questa nuova epoca di cui Papa Francesco aveva parlato a Firenze, ripresentando alla Chiesa italiana l'Evangelii Gaudium. Questo sinodo, che appunto è sinodo dei vescovi, per cui l'assemblea, l'assise centrale si celebrerà nel 2023, viene anch'esso preceduto da un cammino preparatorio voluto dal Papa e in qualche modo ormai messo a punto dalla segreteria del sinodo, che vede un primo tempo nel 2022 dedicato a raccogliere ai livelli più ordinari, quotidiani, domestici, mi verrebbe da dire, del popolo di Dio, questa sensibilità, questo ascolto, del popolo che riflette sulla vita della Chiesa oggi. Ecco perché noi saremo coinvolti, perché il primo tempo è dedicato a questo. Quasi parallelamente, la Chiesa italiana è stata fortemente invitata da Papa Francesco a compiere un cammino sinodale. Non è un vero e proprio sinodo, perché i sinodi possono avere solo due livelli, o quello diocesano o quello universale, ma un vero e proprio cammino sinodale che rimetta la Chiesa italiana in qualche modo contemplare l'orizzonte che ci abbiamo davanti dopo il tempo amaro e crudo della pandemia, e in vista di un rilancio dell'azione evangelizzatrice della Chiesa italiana. Questo non solo coprirà questo triennio, perché in realtà si accompagnerà tutta la Chiesa fino al 25, 2025, quando si celebrerà il Giubileo. E la Chiesa italiana è tutta coinvolta fin dal 2022, anche qui, con un percorso prima diocesano, poi nazionale e poi di celebrazione, diciamo, del percorso nel 2024. Quali sono gli snodi più importanti sui quali la Chiesa italiana si troverà a dover riflettere? Credo che i nodi siano principalmente quelli di una Chiesa italiana ben strutturata, tradizionalmente radicata nel territorio, che però oggi si trova ad affrontare un bisogno nuovo di riannunciare il cuore del Vangelo a una cultura che ha stravolto un po' i percorsi tradizionali. Perché se è vero che ancora in Italia ravvisiamo, no, gli estremi di una tradizione cattolica abbastanza radicata, però è vero pure che il percorso della secolarizzazione, la modernità, la cultura radicale di oggi evidentemente presenta il suo conto, no? Specie
in quella porzione di Chiesa italiana che guarda più verso i giovani, le giovani famiglie, le future generazioni. Ecco, lì c'è bisogno di rimettersi in ascolto veramente dello Spirito per trovare modalità nuove e assetti nuovi per continuare a vivere il Vangelo e ad annunciare il Vangelo. Il cammino sinodale dovrà tenere conto sia del metodo e della forma, sia dei contenuti e della sostanza. In che modo? Sicuramente quella della forma e del metodo è qualcosa che nella Chiesa italiana, ma in generale nella Chiesa universale, ha bisogno di un rilancio, perché noi veniamo da una stagione consolidata di cattolicesimo che non abbisognava più di tanto di un percorso di discernimento comunitario sul tempo che si viveva. Oggi invece bisogna reimparare il metodo della sinodalità, di questo convenire insieme pastori e popolo nell'ascolto della parola di Dio e dello Spirito Santo nella società di oggi per trovare nuove vie, nuovi accenti, così. La questione del contenuto è ancora più, se vogliamo, innovativa o rivoluzionaria, perché anche qui un cristianesimo che un po' cominciava a dare per scontato la fede degli italiani ha bisogno invece di riannunciare il cuore della fede, quello che Papa Francesco continua a indicare come il kerigma, come l'annuncio necessario, l'annuncio pasquale, per risvegliare alcune coscienze, ma io dico anche proprio per tirar fuori e ritirar fuori quella gioia grande di un annuncio nuovo che non è connaturale alla cultura che viviamo e che ha bisogno proprio di suscitare nuovi ascolti, nuove reazioni, specialmente, come Papa Francesco ci suggerisce ormai da tempo, a partire da tutte quelle situazioni più affaticate, più lontane, più bisognose di un annuncio nuovo, di un annuncio di speranza, di fiducia, di tenerezza, di accoglienza. E credo che sia un'indicazione molto importante anche per la Chiesa italiana, chiaro, mettendo in crisi un po' la nostra struttura. A proposito di metodo sinodale, si parla anche stavolta del ruolo delle donne. Io credo che in questo noi dobbiamo essere molto intelligenti nel portare avanti sicuramente non tanto un'apertura, ma una ricerca di partecipazione totale del popolo di Dio al cammino della Chiesa, perché non si tratta di andare a cercare chissà quali metodi democratici per condurre il percorso ecclesiale, cosa che non appartiene allo stile e alla storia della Chiesa, ma appunto una partecipazione piena di tutti i battezzati, ognuno col suo ruolo e il suo ministero nella Chiesa, compresi i pastori, in quello che è un cammino di popolo, come sempre ci ha indicato il Concilio Vaticano II. Ora, la polemica attorno al voto delle donne nel sinodo mi sembra sinceramente molto povera e strumentale, perché il sinodo da sempre è il sinodo dei vescovi e al sinodo dei vescovi solo i vescovi votano. Quindi nessun altro laico, non solo le donne, nessun altro invitato, nessun altro osservatore ha diritto di voto, perché nella struttura sinodale si ripete quella che è la struttura del concilio. Sono i vescovi che raccolgono il discernimento anche del popolo e poi lo fanno proprio e lo consegnano al Santo Padre. Questo è ciò che noi ancora dobbiamo imparare, cioè tutta la fase previa del discernimento comunitario, che invece è immersa proprio nel popolo dei battezzati, dove non c'è differenza fra uomini e donne. Ecco, quello che nella società qualche volta riecheggia come una disparità ancora fra il femminile e il maschile, nella Chiesa non c'è, o meglio non ci dovrebbe essere, in nome di quella uguaglianza e di quella solidarietà fra tutti i battezzati. La Chiesa eugubina nell'ultimo biennio aveva già iniziato una riflessione sul metodo sinodale. Da dove riparte ora l'Assemblea Pastorale Diocesana? Noi ci siamo mossi negli ultimi anni sempre nell'alveo dell'Evangelii Gaudium e del grande appello che il Papa ha fatto alla Chiesa italiana per un rinnovo e un rilancio dell'evangelizzazione. L'anno scorso abbiamo provato e purtroppo la difficoltà del Covid poi ha frenato altri passaggi che erano previsti a iniziare a ragionare col metodo sinodale.
Io mi sono accorto di una cosa e lo rilancerò all'assemblea di quest'anno, che prima di far camminare il popolo di Dio con uno stile che è appunto quello sinodale, occorre che questo metodo sia appreso, perché noi non siamo così abituati, anche nelle nostre parrocchie, anche nelle nostre diocesi, a pensare, a ragionare e ad agire con stile sinodale. E allora io vedo bene quest'anno che almeno la prima parte dell'anno pastorale sia dedicata proprio a questo, cioè a crescere insieme formandoci sul metodo della sinodalità, così da poter rispondere a questi due grandi appelli del Sinodo dei Vescovi e del Cammino Sinodale della Chiesa Italiana, che chiederà proprio entro il 2022 al popolo cristiano di esprimersi, di raccontare la propria fede, ma anche di dare il proprio contributo per questo cammino di rigenerazione, di aggiornamento, di cambiamento della Chiesa italiana e della Chiesa universale. Quindi quello che vorrei proporre all'Assemblea in prima battuta è che ci sia questo percorso annuale di formazione, di allenamento, mi verrebbe da dire, al metodo sinodale. Laici e pastori insieme. Parallelamente però vorrei proporre anche un altro percorso che è sempre sulla stessa direzione, ma che è un po' più concreto. Io credo che la Chiesa italiana abbia una tradizione di discernimento comunitario e pastorale di grandissima ricchezza dal Concilio ad oggi. E questo lo testimoniano tutti i documenti del Magistero pastorale, gli orientamenti pastorali, le note, i progetti pastorali degli uffici nazionali, di grande, grande ricchezza e di intuito pastorale, e non li credo superati. E allora vorrei proporre che parallelamente la Chiesa di Gubbio possa anche sperimentare alcune indicazioni concrete su alcuni ambiti della pastorale che in questi 3 anni possono essere sperimentate, vissute concretamente, nella catechesi, nella pastorale familiare, nella pastorale dei giovani, nella vita delle comunità. E ci diciamo che per 3 anni concretamente vivremo queste indicazioni, poi fra 3 anni le verifichiamo, proprio con quello stile sinodale che siamo chiamati ad assumere. Sono scelte che i vescovi hanno già indicato più volte, e a me sembra che al cammino della sinodalità della Chiesa italiana e anche della Chiesa di Gubbio alle volte sia mancata proprio questa, una scelta condivisa e da mettere in pratica. In un tempo di vaccini e di antidoti, può essere anche questo cammino, quella medicina che cura la Chiesa in sofferenza anche a livello locale? Sì, può esserlo se usiamo 2 attenzioni che credo che la pandemia abbia proprio messo, no? Da un lato, noi non dobbiamo smarrire i tesori preziosi e intramontabili della Chiesa cristiana. E sto parlando della nostra liturgia, della parola di Dio, della condivisione fraterna, della carità. Questi tesori dobbiamo solo continuamente rimetterli in gioco e riscommettere sulla validità perenne, no, di questi doni che Dio stesso ci ha fatto attraverso la testimonianza del Signore Gesù. E l'altra cosa che non dobbiamo, sulla quale dobbiamo scommettere, è che tutto passa e continuamente si rinnova dentro le relazioni personali. E quindi credo che tutti questi tesori vadano rigiocati dentro una comunione di relazione personale che a tutti i livelli noi dobbiamo riattivare. Di questo credo che ci abbiano bisogno tutte le persone, e questo credo che sia sempre il segreto in fondo della comunità cristiana.